Buona giornata e ben ritrovati con 7 in punto. Apriamo in esterna questa nostra puntata dedicata a Belluno, dedicata alle prossime elezioni amministrative. Belluno è uno dei capoluoghi di provincia del Triveneto in cui si vota l'11 giugno, si vota però in provincia anche in altri 13 comuni, ad Auronzo, a Cortina, a Cencenighe, a Cesio Maggiore, a Falcade, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pieve di Cadore, Riva Monte Gordino, San Gregorio nelle Alpi, Sovezzene e Tambre. Dunque 14 comuni al voto, l'attenzione è prevista soprattutto per Belluno, dove ci sono 7 candidati a presentarsi: Paolo Gamba per il centrodestra, per Forza Italia in particolare e altre 2 liste, Jacopo Massaro è il sindaco uscente, correrà con le sue liste civiche come aveva fatto per la precedente tornata elettorale. Il Partito Democratico invece ha espresso Paolo Bello come suo candidato. Per la Lega Nord, che non si è accordata, come ha cercato di fare anche in questo periodo con il resto del centrodestra, c'è Franco Gidoni, poi per il Movimento 5 Stelle Stefano Messinese, c'è la lista del candidato sindaco Franco Roccon, più vicina al centrodestra con alcune civiche, e infine per il Partito Comunista dei Lavoratori, che torna dopo 20 anni come forza singola della sinistra, ci sarà Elder Rambaldi. Cominciamo dunque a conoscere questi candidati sindaci, cominciamo dal sindaco uscente Jacopo Massaro, poi a seguire Stefano Messinese, Franco Roccon e Paolo Gamba in questa prima parte di 7 in punto. Jacopo Massaro si ricandida a sindaco di Belluno, dopo che esperienze? Beh, dopo un'esperienza molto positiva, perché la città di Belluno oggi si trova, diciamo, meno indebitata rispetto al passato, si trova con i bilanci a posto, ha cominciato a reperire soldi, tramite i fondi europei, tramite altri fondi nazionali e regionali, ha iniziato ad avviare una stagione di tipo turistico molto importante, con dei numeri molto, veramente molto lusinghieri, ha iniziato a riattrarre a sé i giovani, che è una grande novità, e soprattutto è una città adesso molto più equa, dove si paga i servizi, quasi tutti i servizi in base alla propria capacità di reddito e dove quindi, c'è una pari dignità e pari opportunità da parte di ogni cittadino nel vivere in questa città. Quindi un'esperienza molto positiva che adesso vogliamo proiettare nel futuro per avviare una serie di sfide che sicuramente cambieranno il volto della nostra città. Quindi rispetto a 5 anni fa, quali sono queste nuove strade? Beh, la prima sfida è sicuramente quella della rigenerazione urbana, e cioè abbiamo detto un no molto secco, molto deciso all'ulteriore consumo del territorio. Belluno ha un paesaggio che è straordinario, un ambiente eccezionale, che oggi costituiscono dei valori veramente unici rispetto al resto del nostro paese, e ci sembra doveroso tutelarli. Oggi abbiamo avviato un programma molto intenso di rigenerazione urbana, cioè di recupero di quello che è abbandonato, sia terreni sia immobili, per crearne delle fonti di sviluppo sociale oppure economico e in generale socio-economico. Questa è l'unica città in Italia che ha recuperato tutte le sue caserme abbandonate, 4 abbandonate e 4 caserme recuperate, e oggi sono cittadelle della sicurezza oppure sono caserme dei vigili del fuoco o addirittura sedi di associazioni cittadella del terzo settore. Abbiamo lavorato molto in questo campo, ma questo campo non si esaurisce in una stagione di recuperi, siamo soltanto all'inizio, adesso inizieremo a fare sul serio sul recupero di alcuni grandi contenitori. La seconda grande sfida è completare quello che abbiamo già avviato, e cioè il recupero della prestigiosa ed importantissima scuola Gabelli, che è la scuola elementare più importante della nostra provincia, chiusa ormai da un decennio e che con grande tenacia abbiamo deciso che andava assolutamente riaperta, perché sarebbe stato vergognoso lasciarla in questa maniera. E la terza sfida è sicuramente la sfida dei contenitori culturali. Abbiamo aperto l'importantissimo Palazzo Fulcis, che sta portando 4.500 visitatori alla settimana, quando il vecchio Museo Civico aveva 3.000 visitatori all'anno. E il prossimo anno aprirà Palazzo Bembo, che è un altro contenitore molto importante, con il museo archeologico e gli spazi per le grandi mostre. Quindi si apre per Belluno, a partire dal 2018, una stagione di completo rinnovamento sotto questo profilo. E l'ultima sfida è quella dei giovani. Abbiamo iniziato ad attrarli di nuovo, stiamo mettendo a disposizione 37 appartamenti per fare in modo che anche loro possano avere un progetto di vita indipendente, possano emanciparsi dalle famiglie e non restare a casa fino ai 45 anni. Questo però è l'inizio di un percorso un po' più ampio, che vede come perno della città Belluno del futuro sicuramente i nostri giovani, e non invece, diciamo, avere come perno semplicemente una progressione verso una progressiva anzianità della nostra popolazione. Ultimi 30 secondi per capire la questione del simbolo.
avrà una sua lista, non ci sarà quella del partito. No, io correrò con tre, forse quattro, ma più probabilmente tre liste civiche, saranno liste esclusivamente civiche. All'interno di queste liste ci sono persone di varie orientamenti culturali e politici, nessuno si nasconde, tutti sanno che io vengo dal Partito Democratico e per tanti anni ho militato nel Partito Democratico e che rimango in quell'area culturale, nessuno si nasconde, però ciascuno si mette in campo con la propria indipendenza e credibilità, non prende ordine da nessuno e questo non è un nascondersi, ma anche io, anzi io credo un grande valore aggiunto. Il valore aggiunto di mettere insieme persone diverse che però credono in un unico progetto. Stefano Messinese, candidato per Movimento 5 Stelle a Belluno, Movimento 5 Stelle che vuole affermarsi anche qui, su cosa puntare? Oddio, contiamo di fare un buon risultato, chiaramente si partecipa per fare il miglior risultato, perciò l'ottimo sarebbe vincere. Comunque speriamo e abbiamo buone chance per riconfermarci tranquillamente, penso. Per cambiare questa città? Ah, senz'altro, per cambiare questa città, perché siamo sempre più convinti che la crisi attuale si batta nei territori. Ecco, il comune è l'ente istituzionale più vicino al cittadino, perciò è quello più capace a recepire le sue esigenze e possibilmente a dargli delle risposte adeguate. Cosa è mancato maggiormente a Belluno? Ma Belluno purtroppo, a fronte di una qualità della vita sempre molto alta, come ben si sa, però è sempre stata una città afflitta da una marginalità eccessiva e negli ultimi anni questa marginalità si sta pagando sempre di più, infatti stiamo assistendo a un calo demografico costante, continuo, e perdendo i giovani chiaramente si perde il futuro di una città. E allora il nostro primo obiettivo è quello di fare di tutto per cercare di trattenere qui i nostri giovani e magari, se siamo così bravi da rompere appunto questa marginalità, diventare addirittura attrattivi e portare un po' di gente dalla bassa a vivere a Belluno, visto che si vive tanto bene. Come si può fare? Come si può fare? Attivando una rete di trasporti nuova, più funzionale, più veloce. Ormai sappiamo che la mobilità è essenziale per la vita di tutti i cittadini. Se lei pensa che i nostri ragazzi, se devono andare all'università, ci mettono 2 ore e mezza, nella migliore delle ipotesi, solo ad andare e altrettanto a tornare, capirà che sono costretti a vivere fuori. Vivere fuori 3, 4 anni, 5 anni significa tagliare il cordone ombelicale con la città e abbandonarla. Invece con una rete di trasporti efficienti e efficaci, cosa che è possibile perché ci siamo informati, Belluno-Padova-Venezia si può fare tranquillamente in un'ora, che è un tempo normalissimo di spostamento in una grande città. Speriamo di trattenere i nostri giovani qui, che così possono rimanere per dar vita e futuro a questa città e in più a lasciare ricchezza sul territorio, perché per le famiglie tenere dei ragazzi fuori sono migliaia di euro all'anno che ricadrebbero tranquillamente sul territorio. In 30 secondi, perché votare 5 Stelle? Appunto, proprio perché, ripeto, siamo sicuri che l'unica svolta siamo noi, perché di questi problemi se ne parla da anni, noi non abbiamo la paternità di queste idee, non è che pensiamo di aver inventato l'acqua calda, però se ne parla ormai da anni e anni con una certa ciclicità, specialmente in campagna elettorale. Passata la campagna elettorale, questi temi ritornano nel cassetto e sono 30 anni che il servizio ferroviario, ma tutto il servizio della mobilità in generale della provincia, peggiora. E allora noi che ci crediamo profondamente cercheremo e ci batteremo alla morte per ottenere questo servizio. Verso le prossime elezioni con che centrodestra? Ma con nessuno, nel senso che ne vedo tanti e quindi la mia è una lista civica, è una lista che guarda sia a destra che a sinistra, ovviamente, e anche ai disillusi della destra e della sinistra. Un passo importante è iniziato ancora a novembre, coagulando delle persone, coagulando su un programma che è stato costruito con 20 incontri pubblici sul territorio. Insomma, un bel tour de force, però davvero interessante, perché Belluno dorme e probabilmente ha anche grandi aspettative da queste elezioni per togliersi questa patina di torpore che ha addosso. Quindi credo si parta partiti bene, vediamo come prosegue. Tanti disillusi a Belluno. Assolutamente sì, poi c'è questo dato che si va a votare l'11 di giugno e quindi il PD e la sinistra ha voluto rimarcare ancora una volta il suo distacco nei confronti degli elettori, no? Piazzare le elezioni l'11 di giugno e il ballottaggio il 25
vuol dire non avere sensibilità verso gli elettori che magari vorrebbero anche andare al mare, ma loro aspettano questo, che la destra vada a votare al mare e quindi più che sulle urne. Cosa c'è da cambiare a Belluno in particolare? Ma c'è tantissimo, guarda, in questi 4-5 mesi di lavoro abbiamo valutato che la viabilità è una delle cose importanti, riportare la gente in centro, dare una viabilità diversa, aprire il sabato la piazza alla gente che entri, questa chiusura voluta dalla sinistra sistematica ancora 27 anni fa con l'amministrazione Fistarol ha lasciato fuori le attività commerciali, ha lasciato fuori i giovani, ha lasciato fuori gli anziani, ha reso deserta questa città e quindi rivitalizzarla portando i giovani, dei master in agricoltura o nell'ambiente, perché questa è la questione scolastica, è una delle cose prioritarie. Diciamo che c'è tanto lavoro da fare anche nel riqualificare la stessa vicinanza della gente nei confronti dell'istituzione comune. Di queste cose che hai detto e anche di altre, nei suoi ipotetici primi 100 giorni, da cosa comincerebbe? Beh, la prima delibera che ho fatto una bozza anche, sarà quella di aprire il sabato mattina la città, il centro della città alle auto e poi anche il pomeriggio e la sera dalle 6 in poi. Vogliamo riaprire davvero, dare aria a questa città. Questa è la prima delibera, le altre arrivano in conseguenza con gli accordi che stiamo facendo per una cabinovia dal Nevegalla a Vittorio Veneto, quindi andare oltre i nostri spazi territoriali e guardare verso sud, diciamo, quindi verso il Trevigiano. Ci sono 3 milioni di utenze che cercano di arrivare sul Nevegal d'estate o d'inverno, questa sarà una delle priorità da far partire subito, se no non ce la facciamo nel corso di 5 anni amministrativi. In 30 secondi, perché votare la sua lista? Perché è una lista che è equidistante da destra e sinistra, non ha simboli di partito dentro, ha un'esperienza mia personale, più di 20 anni di esperienza amministrativa, da sindaco di Castelavazzo 10 anni, più altre attività amministrative. Porto con me questo consenso di gente che vuole lavorare, di cambiare aria a questa città e questo può essere già uno dei buoni motivi. Paolo Gamba, Forza Italia, liste a supporto, un centrodestra che comunque ha una riga in meno in questo momento nel rappresentarsi. Sì, allora io sono un ex Forza Italia che fino al 2010 ero di Forza Italia, poi sono uscito, non ho più, sono più candidato, perciò è 5 anni che io non faccio più amministrazione. Ho cercato il possibile, fare il possibile per unificare tutto quanto il centrodestra, la Lega per motivi giustamente anche di carattere politico ma anche di carattere loro personale hanno deciso di correre da soli. Mi dispiace perché poteva essere un momento veramente di sperimentazione di un centrodestra unito per quanto riguarda Belluno. Le sue liste hanno più di 70 candidati, con che programma in particolare? Beh, sicuramente bisogna che pensiamo che questa città, se sì, io mi sono messo a disposizione di questa città è solo esclusivamente per amore di questa città, perché amo e voglio bene questa città, che la vedo sempre in più implodere. E perciò è necessario dare una forte connotazione dal punto di vista turistico, ma soprattutto anche dal punto di vista della emotività, di essere entusiasti, di avere una città veramente bella da poter vivere e da far vivere ai nostri turisti e alle persone che vengono da fuori. Cosa c'è da cambiare dalla giunta precedente Massaro al suo programma? Proprio c'è da cambiare proprio la metodologia. Io sono, o mi reputo almeno, un imprenditore, io ragionerò da imprenditore. Le cose che farò le dirò, ma le farò perché è una cosa che mi piace portare all'evidenza della gente che io sono una persona del fare, non sono una persona che vuole mettersi solamente in vista. È chiaro che questo momento storico ha bisogno di persone che abbiano questo tipo di caratteristiche. Purtroppo parlare non serve più a niente. La gente si è stufata di questo sistema di politica, abbiamo bisogno di dare certezze. Su che temi in particolare? Ma sicuramente questa città ha bisogno di essere rivitalizzata. Rivitalizzata vuol dire sia dal punto di vista del commercio sia dal punto di vista del turismo. Abbiamo la necessità di essere accoglienti, di avere la volontà e la forza e la simpatia di essere accoglienti. Tutti transitano per l'autostrada, vanno a Cortina, vanno di qua e di là e non si fermano a Belluno. Perché? Cioè deve esserci un motivo. Belluno è bellissima, Belluno è una perla, difatti io la chiamerò, sarà il mio primo atto che farò in Consiglio Comunale, di chiamare Belluno la capitale delle Dolomiti, perché continuiamo a insistere su questo tema, continuo a insistere su questo tema perché è impensabile che Bolzano o Trento ci portino via le Dolomiti. L'unica cosa che non possono fare è portarci via le nostre montagne e continuano a portarcele via perché loro hanno delle risorse differenti da noi. Io ritengo che una città deve diventare una città leader
capoluogo di provincia, il leader della provincia, ma che soprattutto dia un'immagine all'esterno di grande, grande compattezza. E le Dolomiti per me oggi sono un brand importantissimo. 15 secondi finali, uno slogan per dire perché votare Paolo Gamba. Votare Paolo Gamba perché Paolo Gamba vuole bene la sua città. Nuovamente buongiorno, seconda parte di Sette in Punto dedicata alle elezioni di Belluno. Come prima parlavamo del fatto che si vota in 14 comuni del bellunese, c'è da segnalare anche una situazione davvero particolare che è quella di Cencenighe, dove sostanzialmente non sono state presentate liste per i candidati. E dunque il comune bellunese si trova nella situazione che vede altri tre comuni italiani come San Luca in Calabria, Penna San Giovanni nelle Marche e Elva, una realtà di soli 97 abitanti in provincia di Cuneo, dove appunto non ci saranno elezioni. L'ha spiegato il sindaco uscente William Fae, spiegando che sostanzialmente per quello che riguarda soprattutto il quanto può prendere un sindaco quando possono prendere dei consiglieri, non così il gioco non è valso la candela, non si è trovato nessun altro che abbia voluto in qualche modo ripercorrere questa strada, anche qualche pensionato come era il vice sindaco in precedenza, e quindi per questa fase perlomeno Cencenighe non ha nessun candidato. Invece riprendiamo quello che riguarda la conoscenza dei sette candidati sindaci di Belluno. In questa seconda parte vi lascio agli ultimi tre, vediamo innanzitutto di presentare il leghista Franco Gidoni, poi seguiranno Paolo Bello e Elder Rambaldi. Verso la nuova tornata elettorale, come arriva il centrodestra? Ma in questo momento arriva in trattativa, nel senso che siamo in due, io e Paolo Gamba, e ci stiamo ragionando. È evidente che il tempo stringe, il tempo non è più molto, ma insomma 2 mesi e un'elezione mi si insegna, insomma, che i tempi comunque ci sono, nonostante una Pasqua in mezzo, insomma, ma credo che magari ci sarà ancora la possibilità, se no si correrà in due, non è un problema, anche a sinistra viaggiano in due, e quindi diciamo che si trasforma il primo turno in una gigantesca primaria e dopodiché vedremo il ballottaggio. A proposito di trasformare, com'è da trasformare la città di Belluno? Ma trasformare nel senso che secondo me deve ritornare un po' a essere il capoluogo della montagna veneta, una posizione che si è persa nel corso di questi anni, dove forse si è stati più attenti alle dinamiche locali che non a inserire la città in quello che in questo momento è il grande dibattito della regione. Non dimentichiamo che Belluno comunque occupa un quinto del territorio regionale, è la porta sulla montagna veneta e non può essere assente dal dibattito, specie ora che tanto si parla di autonomia, del referendum sull'autonomia. Se ne parla troppo poco forse dal suo punto di vista. Certo, perché ci si è un po' chiusi, specie in questo periodo dove è venuto a mancare il ruolo di coordinamento della provincia per le note vicende della legge del Rio. La mancanza di una città capoluogo nel dibattito anche regionale si sente, non hai più i referenti sul territorio. Oggi presidente della provincia è il sindaco di un piccolo comune, magari avere come contraltare il sindaco della città capoluogo può essere un buon motivo anche per tessere dei legami per le future politiche. A livello bellunese invece, Jacopo Massaro che si ricandida, cosa non ha fatto in questi 5 anni secondo te? Secondo me è tutto questo, cioè ha cercato di gestire con difficoltà la sua giunta, non ha avuto delle grandi appoggi e aperture e quindi stenta in questo finale di legislatura, ha dovuto accontentare ad esempio con l'apertura di quella che è mascherata in un centro culturale islamico, in realtà è l'inizio dell'ennesima moschea, e quindi si è visto così costretto, per accontentare una parte del suo elettorato, anche a spingersi in queste direzioni, insomma, e quindi dimostrando anche una debolezza della sua politica nei confronti del territorio, insomma, progettualità non ce ne lascia, questo è indubbio, insomma. Nei 30 secondi che ci mancano, perché scegliere la Lega? Perché scegliere la Lega? Perché
fondo siamo un movimento che è ancora qui nonostante tutti i nostri alti e bassi, nonostante le nostre idee che a distanza di anni si dimostrano ancora una volta presenti sul territorio: la sicurezza, la legittima difesa, il controllo dell'immigrazione. Credo che siano tutti temi che comunque siano validi per la nostra città. Insomma, Belluno nel suo piccolo comunque replica le dinamiche delle grandi città e quindi i temi sono quelli. Se riusciamo a dare risposte a Padova con Bitonci, non vedo perché non le possiamo dare con me a Belluno. Verso le elezioni, quali sono i punti principali del vostro programma? Oh, guardi, io mi presento come una novità all'interno del Partito Democratico. Io sono un nativo democratico, mi sono iscritto al partito quando il partito fece quella scelta coraggiosa di far convergere le culture della sinistra con le culture cattolico-democratiche nel paese. E qui a Belluno il partito ha affrontato una serie di sfide importanti. L'ultima, la più coraggiosa forse, è quella che decide di scommettere su una innovazione di metodo ma anche di contenuti. Infatti alla prima mia uscita pubblica ho detto con chiarezza quali dovevano essere questi aspetti. E al primo punto io pongo una scelta coraggiosa di sinistra, l'attenzione alle politiche familiari. In questo paese noi viviamo un dramma per le famiglie, sempre più verso la china della povertà, soprattutto quando ci sono parecchi figli. Questo perché la forma di tassazione in Italia è basata sul reddito e non su quante bocche mangiano con quel reddito. È importante anche a livello locale fare delle scelte coraggiose di attenzione, di detassazione nei confronti delle famiglie. Non solo, ovviamente, ci sono tutta una serie di problematiche legate alle fasce deboli della popolazione. Una comunità si identifica per le scelte di cammino assieme agli ultimi e noi dobbiamo essere particolarmente attenti. Certo che Belluno poi è anche una realtà importante, è per la sua collocazione geografica la porta naturale d'ingresso alle Dolomiti, quindi un'attenzione anche alle politiche del turismo che devono essere assolutamente incentivate, molto più dell'immobilismo di questi ultimi 10 anni. Ecco, discontinuità quindi è uno dei punti. Assolutamente sì, discontinuità con una politica tutto sommato abbastanza immobile, i cittadini lo sanno, lo conoscono, lo vivono sulla propria pelle. E in questo senso abbiamo fatto anche delle scelte di, come dire, coraggiose nel cercare di mettere in rete le risorse disponibili, risorse umane disponibili in questa comunità, e ce ne sono tante, i bellunesi sono forti da questo punto di vista. Noi abbiamo la grande ambizione, io personalmente ho questa grande ambizione di mettere in rete queste risorse. Ci ha dato alcuni spunti in 30 secondi, come fosse uno slogan, perché scegliere il Partito Democratico, in questo caso rispetto alle altre liste? Perché il Partito Democratico è la scelta più coraggiosa in questo paese, è la scelta che affronta le grandi sfide, l'abbiamo visto in questi ultimi anni, con coraggio, pur anche in mezzo alle sofferenze e alle difficoltà di un sistema istituzionale che ancora non ci permette di arrivare a una vera democrazia competitiva rispetto al consociativismo del passato. Andrea Bandi si candida per la sinistra, che a Belluno come viene rappresentata, come si vede rappresentata negli ultimi anni con queste giunte? Sì, il Partito Comunista dei Lavoratori si rappresenta in queste elezioni comunali l'unica lista, l'unico candidato di sinistra. Mancava da 20 anni una lista indipendente di sinistra, fuori dal centro-sinistra, e noi come Partito Comunista dei Lavoratori vogliamo rappresentare gli interessi immediati e storici dei lavoratori, immigrati o nativi, dei disoccupati e dei giovani, in contrapposizione a tutte le altre forze che si contendono gli interessi delle classi dominanti di Belluno. La giunta Massaro effettivamente ha rappresentato gli interessi di queste forze dominanti, ha agito in maniera preferenziale verso loro, abbassando le tasse verso le grandi aziende o ancora rivendicando l'unione dell'ULS che va a colpire le condizioni dei lavoratori e a chiudere i servizi, o ancora un'opposizione di facciata sul progetto Terna. E quindi noi in questo modo siamo contrari alla giunta e rivendichiamo un programma totalmente alternativo e di rottura. Questo programma cosa prevede? Un programma che mette in discussione in realtà tutto l'impianto istituzionale, politico ed economico, perché noi rivendichiamo un fine che vada al di là di questo sistema, il fine di un governo dei lavoratori.
e quindi proponiamo un programma suddiviso in diversi punti. Per esempio riguardo la partecipazione, pensiamo rilanciare il protagonismo dei cittadini, dei lavoratori attraverso consulte che abbiano reali poteri decisionali in materia politica e economica, attraverso delegati che appunto vengono eletti nelle frazioni nei luoghi di lavoro. Poi un altro importante punto è quello del lavoro. Per esempio siamo contro il lavoro precario e quindi siamo contro tutte le aziende nel territorio bellunese che fanno uso di questi contratti a tempo determinato. E quindi noi, se fossimo al governo di questa città, revocheremo le licenze a queste grandi aziende, espropriandole poi e rimunicipalizzandole. Sempre sul lavoro siamo per la redistribuzione del lavoro esistente attraverso una diminuzione dell'orario lavorativo di 32 ore settimanali, chiaramente a parità di salario, e quindi una rivendicazione storica del movimento operaio in tempi di crisi del capitalismo. Un altro punto importante è sui servizi, che crediamo non si possa speculare sui servizi, devono essere sviluppati, devono essere pubblici e gestiti direttamente dai lavoratori. E per esempio, per renderli ancora più efficienti e gratuiti, sarà bisogno una revisione delle spese che possa prelevare maggiori risorse da chi è già privilegiato, per esempio le grandi imprese e la Chiesa, e appunto per sviluppare questi servizi. In 30 secondi che restano, perché votare Alderanbà? Perché appunto rappresentiamo l'unica lista in difesa dei lavoratori e delle masse popolari. Gli altri rappresentanti delle forze in realtà stanno dall'altra barricata. C'è chi professa che la competizione fratricida è meglio della solidarietà, c'è chi continua attraverso la guerra dei poveri. Noi siamo distintamente dalla parte della classe lavoratrice.